Allora, meal prep in preparazione. Ho già preparato una porzione, l'altro riso si sta raffreddando. Ci siamo. E il pranzo e lo spuntino di oggi ci sono. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, sono come al solito mio in controluce, benvenuti in questo nuovo video. Cosa sto andando a fare in palestra? No, non mi sto andando ad allenare, lo vedete? Ciao Lu, saccottino, saluta. Ricordatevi di usare il codice sconto Peppe. 25. F25. Stiamo andando a fare il corso BLSD, che tutti gli studenti di medicina che si devono laureare serve il BLSD, che è quel corso che voi fate per rianimare le persone in mezzo alla strada e tutto il resto. Quando uno sta male è un arresto cardiaco, quindi mi tocca prendere il corso tutta la giornata qua, una settimana agli esami. Non è la cosa migliore da fare, perché preferirei studiare, ma vabbè, vediamo cosa succede. Intanto vado ad iscrivermi, va. Sono arrivato prima io degli altri. Ma dove mi iscrivo? Devo dire che la palestra non l'abbandono mai. Pure per i corsi andiamo in palestra. Mamma mia, che fortuna tu, il manichino. Ok, arrivo. Con il pollice chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono le 11, abbiamo appena finito il primo round. Come avete visto, ci hanno spiegato un po' di cose a livello teorico, sulle leggi, su come ci gestisce. Noi essendo comunque degli operatori, tra virgolette, sanitari, vabbè, hanno saltato le cose base e siamo andati proprio direttamente a fare un po' di pratica. Ovviamente ci sarà da fare la pratica, ci hanno spiegato un po' di cose. Molto molto figo, e vi posso dire che è stancante farlo per 2 minuti in questo modo. Però ancora la giornata non è finita, dobbiamo vedere i bambini, altre cose, il gruppo, le maxi emergenze. Mi porto sempre con me. Gli ho chiesto pure il permesso questa volta, così non ho problemi a registrare. Adesso andiamo a fare una scenetta che dovrebbe riprodurre la realtà con l'amico manichino. Che è successo? Non lo so. Ok, ho controllato la scena. Non la vedi? Non si sente bene. Claudio qua. Vieni, mi sto staccando. Lui non ci deve mai interrompere. No, no, non si deve interrompere Claudio. Un po' come attaccare l'acqua, ma non c'è. Ok, devi fare la manaccia sulla testa. Sì, non c'è respiro. Tu chiami il 112 e portatemi un defibrillatore, per favore. Oh, questo... Sai quante visualizzazioni? No, no, sei capace, è capace. Sei capace, è capace. Ma lo sai usare. Vai, perfetto, bravo. Oh, lavoro di squadra. Da questo momento registra. Analisi del ritmo cardiaco. Allontano. Se sei stanco, scambiati. Vero, tutti gli altri che muri. Scarica. Fai polso. Stiamo facendo le prove, devo portare l'ambu e il defibrillatore. E sono tipo un soccorritore che sbuco qua. Questo è il momento dell'amore. Guardate, Luca incontra la sua dolce metà, Claudio. E adesso si danno un bacino con una maschera per sicurezza. Adesso abbiamo finito di fare le pratiche. Luca, quanto è stato bello essere rianimato da Claudio? Mamma mia, un sapore in bocca. Adesso andiamo a vedere come si fa nel bambino pediatrico, però. Allora, abbiamo appena finito la parte, diciamo, dell'adulto. Quindi abbiamo fatto l'esercitazione, avete visto qualche scenetta divertente che però ci servono per prendere la pratica. Poi ci hanno fatto un po' di teoria sul lattante, sul bambino, quindi com'è, perché ci sono delle piccole differenze. E adesso siamo a pranzo. Pranziamo, mi sono portato la mia roba da mangiare.
E poi pomeriggio dovremmo fare altre esercitazioni sul lattante e sul bambino. Vediamo come si va la situazione. Comunque molto interessante. E dopo il pranzo, il mio bel risotto me lo sono mangiato. Caffettino per tutti. Posso dare una valutazione? E molli c'è un bambino. Piccirillo? Non prende coscienza. Controllo un attimino le vie. E vado con le 5 esercitazioni. Pinza il vaso altrimenti da una parte, una leggera iperestensione. Stai controllando che il torace si espanda? Sì, sì. Si espande? No. Ah, ecco. Luca, ma ti è nato un figlio? Ti è nato un figlio? Luca 1, Luca 2. Dai che figlio. Tutti qua. Abbiamo chiamato. Pronto. Boh. Luca, ma come si ti chiama tuo figlio? Gilberto. Gilberto? All'inizio è secondo loro tanto. Vai. E adesso si esercitiamo con il lattante. Il bambino della... Di che cosa? Ah, in generale, sì. Piccolino, piccoletto. Riusciamo a ventilare? Per la madre ancora sta dormendo. Da notare come Claudia salva le vite. Posizione da fare. Sto povero bambino. Come con ogni buon corso andiamo a farci il selfie finale. Ma io posso fare un video nel selfie? Video nel selfie! Ciao ragazze! E il video, vedi, ciao ragazze! E beh, era fatto apposta! Ehi Claudio, che vuoi? Porta manichini! Claudio si è fottuto i manichini! Claudio proprio si è perché si vuole esercitare a casa. Ah, vuole fare un corso BLSD abusivo! Lo trovi a casa solo a quel manichino. Sono appena tornata a casa, sono le 4:30 e ho finito il corso di BLSD. Prima di tutto mi vorrei scusare un attimo per il titolo, perché è un po' accattivante, lo so, avete ragione. Era per farvi vedere questo video perché comunque era un video molto particolare. Voglio un attimo sensibilizzarvi su questa cosa. Comunque ragazzi, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando attivando la campanella perché sapete YouTube è pazzarello. Lasciare subito un bel like, un commento qua sotto facendomi sapere se voi avete l'abilitazione BLSD o se vorreste farla. Lo so che sembrava un po' che abbiamo scherzato, che abbiamo passato il tempo. In realtà non è stato così, perché comunque abbiamo studiato, o meglio ripetuto, delle cose che io già sapevo, perché BLSD serve per l'esame di emergenze e quindi conseguenze di cose che già sapevo a livello teorico, ma finalmente ho fatto la pratica, perché voi sapete che i problemi di noi studenti di medicina sono che di pratica siamo veramente scadenti. Ho potuto mettere in atto e in pratica quello che ho studiato. Questo qua che abbiamo fatto noi era un BLSD per operatori sanitari, proprio perché si viene a saltare quella che è la parte teorica sul fatto che abbiamo due polmoni, abbiamo un cuore, dobbiamo rianimarlo, fanno a persone non sanitarie. Giustamente noi siamo futuri medici. Io vorrei un attimo sensibilizzare su questa cosa, ragazzi, nel senso che comunque reputo che tutti dovremmo avere un corso BLSD, proprio perché ci permette di contribuire e salvare realmente una vita di una persona, perché realmente si salvano le vite col BLSD facendo veramente poco, investendo pochissimo del nostro tempo. Si parla di una giornata massimo, ma veramente in una situazione di emergenza saper riconoscere quella condizione come un arresto cardiaco e attuare le corrette procedure fa la differenza tra far morire una persona e salvargli la vita. Più persone preparate e competenti ci sono sul territorio, più possiamo dare un aiuto in caso di necessità. Informatevi sulla vostra zona, sul vostro territorio, chi fa questi corsi. Ne vale sia della nostra coscienza, perché immaginatevi di trovare una persona in mezzo a una strada in arresto cardiaco, non poter fare nulla perché non si hanno le conoscenze, quando in realtà potreste fare realmente qualcosa e salvargli la vita. Allora, per qualsiasi cosa chiedetemi, vi posso anche linkare dove l'ho fatto io qua a Roma. Io purtroppo però devo continuare a studiare. È un periodo particolarissimo, perché è veramente un momento in cui ho ansia totale e mi blocco, mi viene proprio blocco qua, e il momento in cui mi riprendo. Prima parlavo con Lara e lei non ha per niente ansia, beata lei, fa, sono gli ultimi esami della tua vita, quella che ti frega, se ti bocciano, non so,
Invece io sono sempre in ansia perenne, raga. Cioè vivo dell'ansia. Mi sto mangiando un sacco. In questo periodo mi è venuta un'ansia. Da quando ho scoperto che devo partire per la tesi, mi ha messo una grande ansia. Ma non vi ho ancora giurato perché non è sicuro. Vi aggiornerò a breve appena avrò notizie più certe su questa storia della tesi. Io ragazzi ho finito adesso di studiare. Sono veramente stanchissimo. Vi ringrazio per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto tantissimo, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un bel like, un commento qua sotto, facendomi sapere se voi pure avete il BLS10. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. We can get out.